Massimiliano Carbone. Buongiorno, io ho 42 anni, ho studiato filosofia qui a Bologna e lavoro da sempre, praticamente da sempre, nel campo dell'editoria in Italia. Mi sono occupato anche negli ultimi anni del terzo settore, in quanto sono stato presidente di un'associazione musicale che ha realizzato attività sia didattiche sulla musica, sia proprio concertistiche in collaborazione con altre istituzioni, quindi chiaramente i temi che conosco meglio sono quelli legati alla cultura, qualunque cosa questo termine ombrello voglia dire. Io sono molto contento sinceramente sia di questa squadra, perché alcune persone le conoscevo già, altre le sto conoscendo, e questa è una squadra che secondo me non solo è in grado di vincere, ma è in grado, una volta vinto, di governare bene, perché ci sono tante competenze diverse, tante specificità che Rosa sta veramente tessendo insieme. E quello che mi colpisce del nostro programma, che è un programma organico, che tutto si tiene qui dentro, che è quello che è mancato negli ultimi 5 anni, e in particolare per quello che mi riguarda sono molto contento di come abbiamo presentato il tema delle iniziative culturali, perché vorremmo portare avanti iniziative culturali intelligenti anche a budget molto ridotto, ma valorizzando il rapporto con le istituzioni che ci sono già e che con l'unione con la zona Ennio andremo a prendere, e anche incentivando dei soggetti privati a partecipare. E soprattutto è molto, molto importante avere bene presente la relazione fra la produzione di progetti culturali e il discorso del recupero delle aree a rischio di degrado. Questi sono due temi che secondo me devono andare sempre più insieme. Grazie Massimiliano.